Non so per quanto possono andare avanti con questo ritmo. Pubblico davvero straordinario. Ripresa per Malu Drodlu, che ha saputo reagire ad un patrack molto buono. Qui rivediamo il destro, magari non cristallino da un punto di vista tecnico, ma comunque efficace. E qui il sinistro, quando si rialza, si tira su di nuovo Patrak. Questi sono i colpi diretti di Patrak, un buon momento, poi qui è stato bravo a uscirne. Inizia la seconda parte del campionato europeo dei pesi gallo sul ring del Geovillage di Olbia, e la settima ripresa sulla Costa Smeralda, dove si affrontano Simone Malu Drodlu in pantaloncini più scuri, che assesta altri buoni colpi diretti al campione in carica, il francese Frédéric Patrak. A mio avviso ci sono due punti di vantaggio per Malu Drodlu dopo la prima parte del match. Gancio sinistro di Malu Drodlu. Dopo un buon avvio di Patrak ha reagito molto bene Malu Drodlu. Le prime tre riprese era stato migliore sicuramente il francese globalmente. Vuoto ancora il francese, troppi errori. Il sinistro di Malu Drodlu con il jab. Poi il gancio sinistro di Patrak. A due mani Malu Drodlu. Poi si copre bene. Sinistro ancora. È una dura battaglia, non c'è ombra di dubbio. Gancio sinistro di nuovo di Malu Drodlu. Ricordo che non è mai andato alla distanza delle 12 riprese Malu Drodlu. Questo è sicuramente un fattore da considerare, di cui ci si preoccupa molto, soprattutto i pugili se ne preoccupano molto. Finendo poi con l'esserne condizionati. Un buon destro di Malu Drodlu dopo un'iniziativa non male di Patrak. Sicuramente qui c'è stata la reazione del campione. Incrocia al destro Malu Drodlu. Gancio sinistro. Poi il jab a due mani. Destro e sinistro ancora di Malu Drodlu, che adesso viene avanti e fa sentire la pressione all'avversario. Montante destro e gancio sinistro e poi lega. Sembra avere davvero una condizione migliore Malu Drodlu. Tre mesi per la preparazione a questo match ha dedicato. Non lo ha perso questo round Malu Drodlu. Probabilmente è un round pari. Qui rivediamo un buon lavoro al corpo, poi il montante sinistro ancora con il jab. Patrak ha preso l'iniziativa in modo più importante in questa ripresa rispetto a quanto non abbia fatto nei tre round vinti sicuramente da Malu Drodlu.
cerca di anticiparlo, l'ultima cosa che gli è stata detta all'angolo. Quando comincia l'ottava ripresa del campionato europeo dei pesi gallo a Olbia, con Maludrotto in vantaggio sul campione Patrak. Non deve far calare la concentrazione Maludrotto, fin qui è stato quasi esemplare. Il destro ancora del sardo, lavora meglio lui, ancora con il jab, a vuoto Patrak, ancora con il gancio destro Maludrotto, destro e sinistro, due mani, capisce che il momento è favorevole. Patrak fa fatica a reagire, gancio sinistro di Maludrotto, a vuoto il francese, poi incrocia con il sinistro, a vuoto con il montante destro, il destro invece di Maludrotto che poi subisce una scarica da parte del francese. Ancora con il gancio sinistro Patrak prova a farsi sotto, gancio sinistro di Maludrotto, ancora entra invece Patrak con il sinistro, cerca di legare Maludrotto solo che non riesce. Grandissima intensità anche questo ottavo round. Più preciso Maludrotto, questo è un fattore che può fare la differenza. Cerca di farlo retrocedere Patrak, ancora l'1-2 di Maludrotto. Pubblico assolutamente galvanizzato dalla prestazione, forse anche al di sopra delle aspettative di Maludrotto. Un bel destro al fianco, una buona soluzione alternativa. Ancora con il destro Maludrotto, di nuovo con il destro. Gancio destro di nuovo. Due volte con il jab. Patrak si scusa. Chiaramente adesso hanno anche bisogno di rifiatare perché hanno speso tantissimo all'inizio dell'ottavo. 1-2 di Maludrotto. Ci sono molti contatti, molto scontro ravvicinato. Sporchi i colpi comunque di Patrak, sporchi nel senso che non arrivano in modo nitido. A vuoto Patrak. Certo, ha aumentato la pressione in questo finale il francese. Ripresa per Maludrotto. Tre punti di vantaggio per il sardo quando mancano quattro riprese. È sicuramente in vantaggio. Potrebbe avere anche quattro punti. Ha dominato la parte centrale di questo match e non c'è ombra di dubbio. Stiamo dicendo dall'inizio, boxalo, sei più forte di lui, non devi fare a botte, non devi fare quello che non ci deve fare, non devi fare a botte ma devi combattere in linea. Accontento di colpirlo prima. Entra ed esci, entra ed esci. Siamo alla nona ripresa, Simone Maludrotto in vantaggio di tre punti per quanto mi riguarda in questo Europeo dei Gallo a Olbia contro il campione Frédéric Patrak, il francese. Pantaloncini scuri per Maludrotto, il vincente di questo match combatterà contro lo sfidante ufficiale Karim Khibir il 29 ottobre. Molto probabilmente in Spagna. Il sinistro di Maludrotto, prova il montante destro del gancio sinistro il francese ma con scarsi risultati. Ancora con il destro Maludrotto, è entrato bene in anticipo e si è subito arrestata l'azione di Patrak.
E adesso è in difficoltà il francese perché esita. L'arbitro porta all'angolo Maludrottu, problema credo al guantone, però l'ha staccata, ha staccato lui forse la parte di nastro adesivo che penzolava. Altro intervento di Müller, sempre per lo stesso problema. È un classico proprio. Sembra essere segnato sotto l'occhio sinistro Patrak, una leggera ferita. Stiamo entrando nell'ultimo minuto del nono round. Cerca di aggredire Patrak. Il gancio sinistro del francese. Un buon destro al corpo. Subito avete visto che ha abbassato la guardia Patrak perché l'ha sentito. Gancio destro. Sono colpi che sente Patrak. Guardate la ferita. Prova ancora al destro di incontro Maludrottu. Si è un po' esaurita proprio la scarica adrenalinica iniziale di Patrak. Gran lavoro di Maludrottu che non fa avvicinare Patrak, ancora l'1-2. Sempre più segnato l'occhio sinistro Patrak. Ancora con il gancio destro e poi il sinistro il sardo, che davvero qui è stato molto diligente. Di nuovo con il destro. Pubblico assolutamente al settimo cielo. Altra ripresa per Maludrottu. Ormai sembra essere davvero avviato in una certa maniera questo incontro. Ci sono 4 punti di vantaggio e mancano, guardate intanto il taglio all'arcata sopraccigliare sinistra di Patrak. Mancano 3 riprese alla conclusione. Tifo calcistico a Olbia, al Geo Village, dove chiedono a Maludrottu di andare, di portare i tifosi, la Sardegna in Europa. Qualche problema all'angolo di Maludrottu, si cerca di asciugare credo la parte del tappeto su invito della sì, c'è parecchia acqua, si rischia di scivolare. Dovremmo essere pronti, siamo alla 10ª ripresa. Pantaloncini scuri per Maludrottu, che a mio modo di vedere è in vantaggio addirittura di 4 punti nei confronti di Patrak. In palio il titolo europeo dei pesi gallo. Si incrociano con il sinistro e poi un buon destro al corpo di Maludrottu. Continua a sanguinare Patrak. Corto destro, montante destro e poi sinistro. Ancora con il gancio destro. Sta uscendo veramente il carattere granitico di questo Maludrottu. Ancora con il destro. In difficoltà Patrak. Ancora sempre con il destro Maludrottu, si appoggia per scaricare il destro, il secondo tentativo è il migliore di questa serie. Jeb, ancora con il sinistro,
a due mani Maludrottu, in difficoltà Patrak, si appoggia il francese, schiva tutti i colpi Maludrottu, viene avanti con coraggio Patrak, interviene Müller che adesso richiama Maludrottu. Ancora con il destro, il peccato che non ha potuto piazzare ancora lo stesso colpo. Corto gancio destro di nuovo, prende bene il tempo. Patrak guarda addirittura verso il suo angolo, poi un destro al corpo di Maludrottu. È confuso Patrak. Anticipa con il jab e poi scarica al destro Maludrottu. 1-2 di nuovo con i ganci per Maludrottu, il pubblico davvero esaltato a due mani, da tempo non si vedeva in Sardegna probabilmente un incontro di questa caratura, anche violento. Sono tutti per Simone Maludrottu, clima difficilissimo per Patrak. Hanno saputo costruire le giuste condizioni lo staff di Maludrottu, lo stesso pugile del pubblico, gli organizzatori, davvero molto bravi. Ancora con il corto gancio sinistro Maludrottu. 1-2. Un monologo di Maludrottu, anche se Patrak cerca comunque di contrastare il momento del pugile italiano. Scarica al sinistro Patrak, ma questo è un gran round di Maludrottu. Beh, ormai dovrebbe essere assolutamente in cascina il match. Può solo vincere prima del limite Patrak, che è ridotto molto male come vedete da questo taglio all'arcata sopracciare sinistra, ma soprattutto è stato dominato dalla quarta ripresa in avanti praticamente. Questo è uno dei round migliori di Maludrottu, insieme al quinto round è sicuramente tra i migliori. Adesso si tratta soltanto di tenere, di gestire anche bene, perché Maludrottu in carriera non ha mai visto la 12ª ripresa. Al massimo è arrivato a 9 riprese con Emiliano Salvini, per cui è la prima volta che è al 10º round. Intanto c'è un problema ai pantaloncini di Patrak. Non riescono a sistemare i pantaloncini rispetto alla cintura. Beh, questa è sicuramente una pausa che fa bene soprattutto a Patrak. Dovremmo essere pronti finalmente. Mancano gli ultimi due round. L'11ª ripresa del campionato europeo dei pesi gallo con Maludrottu che è in vantaggio nei confronti di Patrak, che riprende da dove ha cominciato il pugile sardo, ancora con il gancio sinistro. Scarica anche il destro. Il jab. 1-2. Patrak non sa come sfuggire a questi colpi. E ancora il destro di Maludrottu che davvero limita al minimo i danni. Ha due mani e oltretutto riesce a offendere, essere molto pericoloso. Maludrottu, ricordo che ha subito una sola sconfitta in 17 incontri.
non è un picchiatore in senso assoluto, però le sue 7 vittorie prima del limite su 16 le ha portate a casa. Direi davvero perfetto fin qui. A parte l'inizio in cui ha lasciato molto spazio a Patracca, ma sembrava proprio aver fatto una scelta Maludrottu. Adesso finisce contro le corde, ma Patracca non riesce ad approfittarne. Questa prima parte ha lasciato sfogare Patracca. Era anche forse inevitabile. Il gancio destro poi scivola, perde l'equilibrio. Va al tappeto, ma non c'è il conteggio ovviamente. Il sinistro di Maludrottu. Patracca si butta all'assalto, ma si espone chiaramente. Molto disordinata la sua azione, il gancio destro di Maludrottu. Beh, meglio di così davvero non si poteva pensare che facesse Maludrottu, davvero esemplare. È la sua prima sfida europea. Altra ripresa per Maludrottu, credo. C'è la consapevolezza all'angolo di avere in mano l'incontro, ed è così assolutamente, ormai è quasi sicura insomma la vittoria. Guardate com'è ridotto Patrak. Siamo arrivati all'ultimo round, gli ultimi 3 minuti. Basta gestire anche in questo 12° round, ma Maludrottu sicuramente cercherà di fare qualcosa di più con Patrak, che chiaramente si butta all'assalto perché non ha altra alternativa e subisce ancora con il gancio destro. Sta subendo una dura lezione da Maludrottu il campione, ancora con il gancio destro. Non ne ha più il francese, viene avanti soltanto per forza d'inerzia. Si appoggia e viene richiamato chiaramente Maludrottu. Adesso spinge anche meno, carica meno i colpi il pugile italiano. Ancora con il destro, poi un buon diretto destro di Patrak. Destro al corpo del pugile di casa. Ancora due mani Maludrottu, esce, deve indietreggiare Patrak, di nuovo con il destro, adesso dà sfogo a tutte le energie, montante sinistro Maludrottu. Guardate com'è ridotto Patrak, ancora con il jab, indietreggia Patrak, pubblico tutto in piedi, il destro al corpo, va vuoto il gancio sinistro. Ancora con il corto montante destro, di nuovo il destro a segno di Maludrottu. Gran match, il migliore della carriera. Due volte con il sinistro, poi il destro. Gran finale di Maludrottu, che dimostra la miglior condizione fisica. Devastante azione ancora di Maludrottu. L'arbitro interviene.
di nuovo al sinistro. Patrak non potrebbe andare avanti altri due round, adesso usa anche un po' i gomiti, di nuovo il sinistro per frustrazione. Patrak cerca di trovare qualche situazione favorevole, ma ormai è fatta, l'incontro è vinto per Malutrotto, di nuovo a due mani, è lui il campione. Ha sorpreso Patrak, che non si aspettava una situazione del genere, un avversario così competitivo, così preparato e molto attento, non ha sbagliato praticamente nulla. Fatica ad andare avanti Patrak, ormai gli ultimi istanti, durissima lezione, montante destro e sinistro ancora di Malutrotto, che poi si permette di guardare all'angolo. Ultimi 10 secondi di una vittoria straordinaria di Malutrotto, destro e sinistro, applauso ritmato del pubblico, e adesso può cominciare la festa perché la vittoria è per Malutrotto. Grandissima vittoria, schiacciante oltretutto, non c'è alcun dubbio in proposito. 118 a 111. Patrak ha vinto soltanto, a mio modo di vedere, la prima e la terza ripresa. Ha vinto e ha vinto alla grande Malutrotto. E qui proprio tutti caricano l'ambiente, perché in Sardegna insomma non è che ne hanno visti tanti compiere queste imprese. Tore Burruni, Piero Rollo, i precursori, però in questa serata davvero si è visto il miglior Malutrotto e soprattutto ha dimostrato di poter combattere a questo livello. Adesso dobbiamo aspettare soltanto il verdetto dei tre giudici. Ricordo, il lussemburghese Jean Giacomo Antonio, il belga Daniel Van de Ville e il britannico Terry O'Connor. Si è pronti davvero alla grande festa a bordo ring, al Geo Village di Olbia. Si fa attendere il verdetto, ma ci siamo. Müller chiama al centro del ring i due pugili a favore di inquadratura. ...119 a 110. Beh, mi pare un pochino esagerato, ma comunque in linea. 118-110, direi più o meno il mio punteggio. Scarto minimo, 116-113, ma è lui il campione. Verdetto unanime sul ring di Olbia. Adesso tutti vanno a fare festa. Invasione di ring praticamente. Con Patrak che porta in trionfo Malutrotto, ci sono i suoi ultra a festeggiarlo. Gran vittoria di Malutrotto, la 17ª in carriera e la più importante senza ombra di dubbio. E quindi sarà lui che andrà a sfidare lo sfidante ufficiale Karim Kibir López a Madrid alla fine di ottobre, il 20.